Solidarietà e sguardo verso il futuro. La Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Roseto degli Abruzzi hanno aperto le porte alle atlete ucraine utilizzando una delle discipline più trasversali al mondo, il basket 3x3. Inclusione e rispetto sono i valori alla base dell'intesa trovata anche grazie alla collaborazione di imprenditori locali che hanno deciso di ospitare a Roseto degli Abruzzi la nazionale 3x3 femminile dell'Ucraina in preparazione per le attività internazionali dell'estate 2022. Mi piace cuore italiano, cuore per noi, per Ucraina. Oggi il nostro paese pesante tempo, senza aiuto in altri paesi, altri country, non possibile. Perché molto, molto grazie italiana e altri, italiana aiuta per noi. Nel Comune Costiero oggi anche visita istituzionale del presidente Filippo Petrucci e il presidente Coni Malagò in occasione dell'apertura del Centro Tecnico Federale 3x3. Oggi mettiamo insieme tre tipi di capitali, mi viene in mente: il capitale umano, capitale sociale, capitale strutturale. Capitale umano perché le diverse associazioni sportive rosetane si stringono tutte insieme, convocate dall'amministrazione, a fianco ai massimi vertici del CONI e della Federazione, in questo caso italiano pallacanestro, ma dello sport in generale, lo sport nazionale che guarda con attenzione a Roseto e che Roseto in qualche modo cerca di coinvolgere per lo sviluppo del capitale strutturale. Quindi presenteremo la cittadella dello sport con le sue potenzialità ma anche con le criticità che vanno risolte. E poi il capitale sociale, capitale che viene dal coinvolgimento nel centro tecnico della nazionale ucraina, quindi un momento storico in cui lo sport si fa prossima a quella che è una grave, diciamo, situazione internazionale. Devo dare anche atto alla famiglia Cimorosi che accoglierà qui la squadra femminile e poi maschile del 3 contro 3 e quindi ringrazio anche la famiglia Cimorosi per l'ospitalità, perché è una bella manifestazione di affetto. Avete visto come ha esordito l'arbitro ucraino, uno dei 4 migliori arbitri del mondo che ha arbitrato Olimpiadi Mondiali, domenica a Varese, e anche quello è stato un altro atto di cuore che giustamente dobbiamo agli amici dell'Ucraina. È una lista di atleti che è stata rigorosamente selezionata dal governo ucraino, perché sapete benissimo che lì c'è una legge marziale che impone tra i 18 e i 60 anni di servire l'esercito. Il fatto che loro sono esentati è proprio perché il governo ucraino vuole che in qualche modo continuino a raccontare con la loro testimonianza, con i loro risultati, lo sforzo e i sacrifici che sta facendo il popolo ucraino. E noi in Italia siamo molto felici di dare una grande mano a tutto questo.